Continuiamo a parlare di strumenti per la didattica a distanza. Parlando di Adobe Spark come piattaforma, come suite di strumenti, dovremmo in realtà allargare di molto il campo di applicazione. Considerate che la piattaforma appunto vi permette di disporre di un sistema integrato per produrre contenuti digitali in maniera creativa e per condividerli online. Tutti i prodotti che sono all'interno inizialmente erano solo tre, ma ora la suite è molto più ricca di strumenti, hanno come denominatore comune il fatto di essere utilizzabili gratuitamente per la parte, diciamo, più rilevante delle funzioni, di risiedere in cloud, quindi non richiede né lo scaricamento né l'installazione di alcun programma, e di essere compatibili con qualsiasi tipo di dispositivo. In questo momento io sto usando il computer, ma potrei tranquillamente utilizzare un dispositivo mobile. E noi ci occuperemo in questo video tutorial di Adobe Spark Video, che permette appunto la creazione in maniera rapida di video che possono integrare testi, immagini, registrazioni audio, sottofondo musicale, icone, altri video, e con questa, diciamo, con questo strumento voi potrete con grande facilità creare presentazioni, creare video lezioni, video presentazioni, video appunti, guide, tutorial in cui spiegate appunto le varie procedure di un determinato lavoro, dei diari di apprendimento, delle relazioni, eccetera. Ecco, mi trovo dentro l'ambiente Adobe Spark Video, sono ovviamente già loggato per quello che riguarda invece la vostra registrazione, vi consiglio di optare per il profilo Basic Educational che vi consente di avere funzioni aggiuntive come la creazione degli ID per tutti i vostri studenti e vi garantisce rispetto al fatto che tutti i contenuti che andrete a caricare saranno assolutamente non trattati e quindi nel rispetto più totale della privacy. Andiamo su Crea un progetto e scegliamo appunto video. Sistema sta caricando e all'inizio dobbiamo inserire il nome di un progetto. Adesso facciamo conto che dobbiamo documentare una gita scolastica e procediamo. Come vedete, vi vengono proposte una serie di modelli. Vi consiglio di tralasciare questo aspetto e di iniziare invece il progetto da zero. Ecco, vedete che sta caricando. Questo è un tutorial che possiamo tranquillamente tralasciare. Ecco qua sotto c'è lo storyboard dove praticamente saranno inseriti i vari contenuti che andrete ad aggiungere. E due di questi contenuti, gli ultimi due, sono aggiunti di default, che sono appunto i ringraziamenti e i titoli di coda che potete anche non utilizzare. Noi ci troviamo adesso nella prima immagine che, come potete vedere, ha come, diciamo, diciamo, come impostazioni di base una durata di 2 secondi. Posso estendere la permanenza di questa immagine o questo contenuto per un tempo fino a un massimo di 30 secondi. E che cosa possiamo aggiungere all'interno di questo spazio? Innanzitutto io ho quattro modalità di inserimento. Schermo intero, dove potrò mettere un contenuto dietro, lasciare lo sfondo colorato e scrivere sopra un titolo. Lo schermo suddiviso in due parti, in cui appunto le due parti sono indipendenti l'una dall'altra e posso inserire in ogni parte un testo, un video, una foto, un'immagine, un'immagine icona chiaramente. La funzionalità, il layout didascalia che prevede l'inserimento di una foto di sottofondo e un titolo basso, e invece l'ultimo è la funzione che consente di inserire un'immagine o uno sfondo colorato, un testo più grande e un testo più piccolo. Adesso partiamo con la prima
diciamo la prima modalità di layout con schermo intero e andiamo a cercare un'immagine. Quindi clicco su foto e come potete vedere posso caricare la foto dal mio computer, trovarle gratuitamente da una serie di archivi che sono appunto un archivio generico di immagini, poi tutti questi cloud che consentono appunto di arricchire il mio lavoro di altre immagini. Adesso andiamo a caricare la foto scegliendo da un contenitore di immagini, prendo questa e poi scrivo il titolo. Quindi vado su testo e scrivo il titolo. Come potrete vedere, non ho molte opzioni di formattazione, nel senso che il titolo posso soltanto ingrandirlo, rimpiccolirlo, ma posso formattare l'intero video andando a scegliere un tema diverso. Qua in alto a destra vado, vedete, per esempio se scelgo uno di questi mi si adatterà completamente sia a livello di effetti di transizione tra un'immagine e l'altra, sia a livello di sfondi e di carattere. Se prendo ad esempio questo, vedete che sotto ho delle palette di colori che posso andare a modificare e mi cambia anche il carattere. Un aspetto molto interessante è rappresentato da questo microfono. Se io attivo il microfono posso registrare direttamente la mia voce sopra questa immagine. Quindi questa funzionalità si presta particolarmente a tutte le situazioni in cui io devo preparare dei tutorial per i miei studenti e devo illustrare le varie fasi operative. Quindi se adesso vado a schiacciare, vedete che lui sta registrando quello che io sto dicendo. A quel punto, se io ho impostato una durata inferiore alla durata della registrazione, automaticamente la diapositiva, ovviamente si allungherà nel tempo necessario per ospitare la mia registrazione. Per vedere appunto l'effetto ottenuto, vado su questo play a schiacciare, vedete che lui sta registrando quello che io sto dicendo. Ok, molto bene. Adesso passiamo ad inserire una nuova diapositiva. Quindi vado a scegliere un'altra tipologia, ad esempio lo schermo diviso, e nella prima parte voglio inserire una foto e proviamo a vedere se in questo caso il nostro archivio online ci consente di poter disporre di foto di Firenze. Vediamo, ecco sì. Quindi basta che io ci clicco sopra e vedete che la foto mi viene subito impostata. Posso anche decidere di spostarla dall'altra parte dello schermo e qua vado ad inserire un testo. Naturalmente, se non sono soddisfatto del tipo di sfondo, ad esempio, posso tentare, ecco, di cambiarlo attraverso queste palette che non mi offrono in realtà moltissimi, moltissimi diverse colorazioni, ma comunque, ecco, qualche modifica posso apportarla. Bene, passiamo adesso a un'altra funzione interessante, cioè la possibilità di inserire un video all'interno appunto del video stesso. Aggiungo dunque una nuova diapositiva, posso decidere di scegliere una qualsiasi delle varie modalità di layout e vado a caricare un video. In questo caso lo vado a prendere da una serie di contenuti che ho raccolto. In questo caso è un video realizzato da un insegnante della mia scuola, da Giovanna Bartolini, per la sua classe prima A. Non c'entra nulla con questo progetto, ma mi serve soltanto per farvi vedere il suo funzionamento e come può essere integrato. Dunque, ecco, è importante sapere che la parte di video che andrò ad inserire non potrà essere superiore a 30 secondi. Quindi io devo soltanto andare a decidere quale frazione, quale sezione del video andare a catturare. Adesso ne ho scelta una, diciamo, abbastanza casualmente, vado su salva e verrà incorporata automaticamente all'interno del mio video.
Ecco, come potete vedere dalla durata del frame, 30 secondi, il video è stato incorporato. Un aspetto molto importante da sapere è che automaticamente Adobe Spark Video inserisce un brano musicale che io posso andare a modificare scegliendo tra tutti questi brani che sono assolutamente liberi da copyright, oppure posso decidere di aggiungerlo dai miei repertori. L'importante è capire bene come attivare il volume della musica, perché se io inserisco delle mie registrazioni o dei video in cui appunto ci sono delle parti in cui c'è un commento, è ovvio che il rischio è che si sovrappongano i due file sonori e non si comprenda il contenuto della registrazione. Quindi ecco, se lo volete attivare, lasciatelo, ma a un volume molto basso, altrimenti potete decidere di disattivarlo completamente. Bene, ora è ovvio, questo serviva soltanto come prova. Posso andare a verificare attraverso l'anteprima il risultato ottenuto fino a questo momento. Ecco qua. Vado a schiacciare, vedete che lui sta registrando quello che io sto dicendo. Riposo forzato dopo la bella festa di Carnevale e dopo la visita di Remo. Allora, ti chiedo proprio un piccolo compitino con tutto il tempo libero che abbiamo Bene, questa adesso sera. serviva soltanto appunto per verificare che tutto fosse a posto, che quindi possiamo a questo punto decidere di continuare ad aggiungere altri elementi o di concludere. Adesso noi lo concludiamo perché questa era soltanto una prova per ecco, scoprire un po' le potenzialità di questo strumento. Quando ho terminato, che cosa devo fare? Vado a cliccare su Scarica, perché il sistema mi consente di scaricare il video in formato MP4, quindi non devo necessariamente tenerlo stoccato all'interno del cloud di Adobe, ma posso appunto disporne una copia che scarico nel mio computer. Ecco, come vedete qua in basso a sinistra c'è il file MP4 con il titolo che io ho dato al mio lavoro e questo file posso deciderlo di caricarlo in una mia piattaforma cloud, caricarlo in YouTube e so anche che cliccando qua su condividi posso anche avere il video direttamente nella galleria di Adobe Spark Video per poterlo poi condividere ai miei ragazzi attraverso un semplice link che viene appunto generato per ogni video. Bene, con questo per Adobe Spark Video è tutto, buon lavoro.